Preside, il Colasanto si conferma una scuola inclusiva e soprattutto creativa. Sì, infatti, sono, si può dire, i nostri principali obiettivi, includere e creare. Creare non solo tramite l'arte, ma anche attraverso il sentimento, la rappresentazione di se stessi, la socialità, le performance, perché l'arte non si limita soltanto alla rappresentazione artistica tout court, l'arte è essere, è un modo di essere, è anche un modo di approcciarsi agli altri, e c'è molto di artistico anche nelle ragazze che fanno le attività di inclusione per i sociosanitari, c'è molto di artistico anche nel modo in cui i ragazzi del PCP e il grafico si approcciano alla dimensione grafica e fotografica, e ovviamente c'è molto di artistico anche nel modo di agire dei ragazzi e dei docenti dell'artistico. Questa è una conferma, oltre al grande successo di pubblico c'è anche un grande successo di ideazione da parte dei docenti, che sono stati comunque ben supportati dagli alunni, i quali non sono dei meri esecutori, ma mettono nella rappresentazione delle scene shakespeariane anche tutto se stessi e la loro dimensione di esseri umani. Il momento più importante per noi, quello dedicato alla Notte Bianca, è la conclusione dell'orientamento, un momento in cui spieghiamo a genitori e alunni di terza media che cos'è un liceo artistico, quali sono gli indirizzi. Noi ad Andria abbiamo proprio l'indirizzo grafico, fotografico e audiovisivo multimediale, che permettono ai ragazzi di avere una buona preparazione di base, uno sviluppo del pensiero creativo e di sviluppare competenze e abilità tecnico-pratiche che permette loro un domani di trovare un lavoro anche subito dopo aver conseguito il diploma. Quali sono gli sbocchi più vicini lavorativi? Studi grafici, studi fotografici, tipografie, ma anche emittenti televisive, ma anche fotografi col montaggio video. È possibile lavorare anche per facendo appunto restauro nei laboratori di restauro, avvicinarsi alla realizzazione appunto di arredamento, oppure avvicinarsi a quello che è il design industriale. Tanti sbocchi lavorativi quindi che i ragazzi già mettono in atto durante i 5 anni di scuola. Come avete potuto vedere dalle riprese fatte in questo momento, sono stati in grado di creare scenografie, di realizzare elaborati grafici, elaborati fotografici, elaborati video, ma anche di curare tutta la parte relativa all'allestimento e allo studio dei costumi. Il Colasanto dedica particolare attenzione alla figura professionale in uscita del grafico, una figura professionale sempre più richiesta dal mercato del lavoro. Sì, il profilo in uscita dei nostri ragazzi è proprio quello relativo alla figura del grafico pubblicitario. I nostri studenti, proprio nelle numerosissime ore di laboratorio, hanno la possibilità di sperimentare l'utilizzo di programmi sofisticati, ed è per questo che vengono assunti nelle aziende già a partire dall'ultimo anno di scuola, proprio perché è una figura estremamente richiesta, e inoltre hanno la possibilità durante le ore di PCTO, quindi di alternanza scuola lavoro, di far vedere anche al di fuori della scuola tutte quelle che sono le loro competenze già sperimentate appunto con i loro docenti di grafica e di tutte le discipline, chiaramente professionalizzanti e non. Una figura professionale e non solo, la possibilità dopo i 5 anni qui al Colasanto di poter intraprendere anche gli studi universitari. Certo, l'istituto professionale dà la possibilità sia di spendere il titolo direttamente nel mondo del lavoro, che ovviamente di intraprendere qualsiasi percorso di studi, visto che ci sono le materie classiche che si studiano in tutti gli indirizzi, e in più appunto le materie professionalizzanti che li accompagnano durante il percorso di studi determinare una figura già spendibile nel mondo del lavoro. Servizi per la sanità e l'assistenza sociale qui al Colasanto, qual è la figura professionale in uscita? Salve a tutti.
Allora, la figura in uscita a livello professionale è colui che potrà lavorare immediatamente con il diploma, una volta superato l'esame di Stato. E avendo la possibilità di frequentare un corso OSS in maniera gratuita nel nostro istituto, chiaramente gli permette di lavorare nelle strutture sanitarie, tipo l'ospedale Lorenzo Bonomo o altre strutture sanitarie pubbliche e private, proprio per per regalare un sorriso ai piccoli o grandi degenti. La figura di colui che ovviamente è in possesso di questo titolo permette anche, per materie che vengono ad essere studiate all'interno dei 5 anni, accanto ad anatomia, igiene, cultura medico-sanitaria, perché effettivamente è tipica nell'ambito sanitario, però ci sono delle materie come metodologie operative. Io sono in un laboratorio di metodologie operative dove veramente la creatività dei nostri ragazzi, insieme alla fantasia, insieme a quella che può essere la rappresentazione anche teatrale accompagnata dalla musica, sono tutte competenze che i nostri ragazzi riescono a raggiungere, spendibili nel mondo del lavoro, quali le ludoteche, quali i centri di assistenza sociale, quali anche le scuole dell'infanzia, la scuola primaria e quella secondaria di primo grado, perché i nostri ragazzi portano avanti l'ex alternanza scuola-lavoro, ora i PCTO, percorsi di competenza trasversale per l'orientamento, proprio in queste strutture, e sono entusiasti a portare veramente in prima persona quelle competenze e quelle conoscenze con abilità che hanno chiaramente acquisito durante i 5 anni. Il diplomato può iscriversi a tutte le facoltà universitarie. E noi, in prima persona, io consiglio delle facoltà paramediche, visto che c'è lo studio delle materie che ho detto prima, come anche facoltà tipo giurisprudenza, economia e commercio, perché si studia per 5 anni diritto e economia, e nello stesso tempo anche conseguire anche quella laurea triennale di scienze della formazione che momentaneamente permette, con il superamento di un concorso, di insegnare nella scuola dell'infanzia.